Buonasera e ben ritrovati a Calcio Totale, la puntata numero 29. Ci troviamo alla vigilia della sfida contro l'Atalanta dell'ex Giampiero Gasperini e veniamo da un'ulteriore sconfitta contro l'Udinese di Del Neri. Ha vinto dunque il calcio di Del Neri contro la lentezza del Pescara di questi tempi. Di questo e molto altro ancora parleremo questa sera con due ospiti che sono due assolute novità, ma partiamo da, Dal diciamo, bomber, da gallina vecchia che fa sempre buon dai, brodo, sempre il nel senso, non bomber. perché sei anziano, nel senso Sai che che sei un cos'è? pilastro di Io questa mi sentivo un trasmissione. bomber, però Sì. stasera affianco a un bomber Ti vero senti meno mi bomber. sento Allora, però, molto meno per noi bomber. giornalisticamente resti il centravanti ed è Grazie. Giancarlo Febbo del Corriere dello Buonasera Sport. a tutti, Buonasera buonasera. Giancarlo. Novità assoluta per Calcio Totale, forse non lo sai, ma sei la prima ospite femminile di Calcio Totale. Grazie e benvenuta, grazie di Dio. Grazie a te Oscar, grazie naturalmente a Giancarlo, grazie a tutti voi. Per me è un onore poi, tra l'altro, essere qui con voi questa sera e parleremo, come mi hai detto, come naturalmente seguiamo tutti i venerdì sera con le news sul Pescara, ma anche insomma di tante altre cose, anche di cultura, Di vero Oscar? tantissime altre cose, il ritmo ormai è quello Grazie. di Sky, Grazia è da un paio di anni la voce ufficiale per quanto riguarda Sky per il Pescara, segue il Pescara a bordo campo, lo segue durante la settimana, quindi anche in sede, diciamo, nella parte finale della trasmissione, quando parleremo delle probabili formazioni che ci ha mandato Giovanni Tondonati, che oggi non è con noi perché, diciamo, Salutiamo. lo hanno, sì, lo hanno preso in ostaggio al centro e quindi sta chiudendo le pagine del giornale di domani. Alle notizie, e salutiamo ovviamente, scherziamo Giovanni Tondonati, alle notizie di Giovanni aggiungeremo le news di Grazia. Ok, benissimo. E anche lui una novità per Calcio Totale, noi siamo molto contenti di aver ripreso questo e riannodato questo filo con il settore giovanile del Pescara, perché noi qui a Calcio Totale lo diciamo da sempre, è il vero senso del fare calcio in una società di provincia come quella di provincia nel senso proprio non provinciale, ma di provincia, nel senso che non ha grandissimi mezzi economici. Abbiamo con noi stasera l'allenatore dell'Under 15 del Pescara, Gianluca Temelin. Buonasera Gianluca. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a te di essere venuto. Ovviamente, diciamo, lo faccio non solo formalmente, ringrazio il tuo direttore Giuseppe Geria, ma con esso l'addetto stampa del Pescara Massimo Mucciante, che è anche il nostro fornitore ufficiale di fotografie per la Scegliamo. trasmissione, che scelgo io e poi dico scegliamo per farvi partecipi, e ovviamente il presidente Daniele Sebastiani, con il quale dall'inizio del campionato abbiamo ristabilito, diciamo, questa consuetudine, questa bella consuetudine di parlare del settore giovanile del Pescara. Prima di introdurre Gianluca Temelin, volevo chiederti. Intanto il Pescara si è dotato di una struttura sia rispetto al Poggio degli Ulivi, ma anche rispetto al Convitto, che invece non è da provinciale. Mi pare che sia una struttura che si avvicini molto a quella dei grandi club, no? Assolutamente, partiamo dal presupposto che da quest'anno, grazie al presidente, la Pescara Calcio può usufruire di tutto del centro sportivo del Poggio degli Ulivi. Quindi molte squadre, a partire dall'Under 14 fino alla primavera, la prima squadra, ci alleniamo tutti al Poggio degli Ulivi. E poi abbiamo una struttura che è una struttura fantastica per i ragazzi che vengono da fuori regione, il Convitto, dove risiedono questi ragazzi che vengono da tutta Italia, soprattutto dal sud, dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Campania. È veramente una struttura fantastica dove i ragazzi alloggiano lì, e al mattino vanno a scuola e poi al pomeriggio vengono a fare allenamento. Gianluca è qui ovviamente perché, diciamo, a rotazione verranno tutti gli allenatori delle scuole giovanili, ma perché tu sei stato per 4 anni, dal 1992 al 1996, all'Atalanta. Quindi conosci bene, suppongo, il centro sportivo dell'Atalanta, il settore giovanile. Ecco, che cosa ci puoi dire in più rispetto a quello che già sappiamo, nel senso che è una grande scuola,
per i giovani, e da quel settore giovanile, oltre ad avere buoni allenatori, sono sempre usciti dei buonissimi giocatori. Sì, ho avuto la fortuna di, nel 92 di arrivare in questo settore giovanile dell'Atalanta. E sono arrivato nel 92 e la vera forza è che già all'epoca loro avevano già il centro sportivo, cosa che anche adesso alcune società, soprattutto in Serie A, non hanno. E quindi, oltre ad avere allenatori tipo quando c'ero io, Cesare Prandelli, Elio Agustinetti, Giovanni Vavassori, che dopo aver fatto il settore giovanile sono diventati anche allenatori importanti in Serie A, e Prandelli anche in nazionale. E poi quindi c'è una tradizione non solo, scusami, di calciatori, ma anche di allenatori, anche di allenatori, ma soprattutto l'artefice di tutto questo è stato Mino Favini, che per 30 anni è stato il responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, un vero riconoscitore di talenti, e a lui la famiglia Percassi deve tanto a questo. Allora, Gianluca Temelin, Giancarlo, correggimi se sbaglio, ha iniziato la carriera di attaccante con l'ex allenatore del Pescara, Massimo Oddo, e Fabio Grosso nella Renato Curi. Quindi è iniziato qui a Pescara e poi dopo invece nel 92 sei passato all'Atalanta, insieme a te c'era Domenico Morfeo, mi pare. Sì. Grandissimo giocatore. Grandissimo giocatore, ho avuto la fortuna di giocare con lui, anche lui abruzzese, quando sono arrivato a Bergamo lui era già comunque nelle file dell'Atalanta, e oltre a lui c'era anche Luciano Zauri che ho ritrovato qui a Pescara a collaborare con Massimo, e quindi diciamo che ho avuto la fortuna di giocare con ragazzi prima e giocatori poi importanti. Con l'Atalanta hai esordito in Serie B e in Serie A e poi hai girato molto, sei stato al Siena, alla Pro Sesto, al Vinoleffe, Solbiatese, Treviso, Spal, Messina, Pro Patria, Cremona, Reggiana, Aosta e Lecco, hai segnato più di 150 gol, dicevamo prima della missione, tenendo presente anche la Coppa Italia, insomma mi pare una bella carriera. Sì, 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 sono contento di quello che ho fatto, ho avuto la fortuna di fare questo mestiere, tra virgolette, girare l'Italia dal nord a sud. E poi niente, alla fine ho smesso quasi 4 anni fa di giocare e ho avuto voglia di iniziare questa nuova avventura e ho iniziato 3 anni fa, prima ad allenare i giovanissimi nazionali della Pro Patria e poi dell'anno scorso sono tornato a casa, diciamo. Differenze tra l'organizzazione della Pro Patria del Pescara? Quando sono arrivato alla Pro Patria purtroppo veniva da un'annata difficile dove non si sapeva se poteva iscriversi o no, e quindi diciamo che ho trovato una situazione molto travagliata, molto disastrosa, quindi è stata un'annata diciamo non positiva sotto quel punto di vista. Pescara diciamo che è una società almeno sotto questo punto di vista molto, molto organizzata. No, te l'ho chiesto, ovviamente non sapevo la tua risposta, però dato che diciamo l'Italia è la patria in cui è facile, dove tutti parlano, sono bravi a parlare male di tutto. Ci si lamenta sempre di tutto, invece dato che io pure penso che come si sta costruendo il settore giovanile del Pescara, io dico proprio ci vuole tempo, uh-huh. Pescara non è l'Atalanta, non è il Milan, non è la Juventus, noi che lo stiamo seguendo da diversi anni io vedo degli enormi passi in avanti, certo forse ancora presto per cominciare ad avere dei benefici immediati, ma secondo me continuando in questo modo me non si potrà che beneficiare anche con le strutture. Nel frattempo scusami Giancarlo, stiamo seguendo Perugia-Benevento, appena segnato il Perugia 2-1, siamo al 36esimo del primo tempo. Prego. No, ti volevo raccontare Gianluca la storia del convitto, perché quando il presidente ci invitò per la presentazione della location, siccome era una vecchia casa di riposo, Oscar giustamente disse è un peccato che adesso ci stiano i giovani, perché visto che vado verso la vecchiaia ci potevo andare io tra qualche anno. Ti piaceva come struttura? Bene, è una bellissima struttura, tra l'altro in quella struttura c'è il direttore Peppino Pavone che esatto. Invece ha scelto di stare lì perché è un posto molto, a parte si mangia benissimo, il cuoco è bravo, i proprietari sono bravi, ma si sta bene. Sì. Volete fare una domanda anche voi? No, io volevo ricordare, siccome io ricordo che per professione ho scritto di lui in fase di mercato tanti anni fa perché stavo per passare a Pescara,
tanti anni fa. Volevo chiedere se ricordi quel periodo. Dal Treviso, mi sembra. No, io ero alla Cremonese. Cremonese. Praticamente era il mese di gennaio e l'anno che il Pescara. Tu hai giocato già all'Adriatico con il Treviso contro il Pescara, io me lo ricordo questo. Era l'anno in cui il Pescara, se non ricordo male, stava fallendo. E in quel periodo ci fu la trattativa e fu salvata, penso, da De Cecco. Prima che tu fossi alla Reggiana e poi con la Lega Pro. Bravissima. E quindi io ero alla Cremonese e mi contattarono a fine gennaio, stava finendo il mercato, con la speranza che io potessi venire a Pescara. Chiaramente alla notizia io ero contentissimo perché sono di Pescara e quindi giocare nel Pescara era per me un motivo di orgoglio. E il problema era che comunque in quel periodo dovevano risolvere altre situazioni perché, ripeto, il Pescara stava per fallire, quindi avevano altre necessità. Quindi non sei stato fortunatissimo. Diciamo che in quel periodo no, poi dopo ci eravamo rimasti che ci sentivamo per il mercato di giugno estivo, poi alla fine non si è concretizzato e poi io passai dalla Cremonese alla Reggiana e poi ci incontrammo alle semifinali playoff per gli spareggi per andare in Serie B. Grazie, hai qualche curiosità? Ah vabbè, le curiosità sarebbero tante, però per rimanere insomma anche in tema, anche in base a quello che stiamo più da vicino affrontando questa sera, anche sul settore giovanile proprio del Pescara, lo stesso Zeman oggi in conferenza stampa ha fatto complimenti al settore giovanile dell'Atalanta. Te che comunque ne hai fatto parte e magari anche di riflesso, hai visto come è diciamo fondamentale avere un settore giovanile di un certo tipo anche per la prima squadra. Quindi lui stesso ha detto che anche grazie però agli allenatori che poi valorizzano gli stessi giovani. Con Zeman, secondo te, potrebbe avvenire la stessa cosa anche qui certo, a Pescara? Potrebbe avvenire, diciamo che partiamo dal presupposto che bisogna fare comunque i complimenti a Ruffini e Di Battista che comunque hanno iniziato questo percorso da tanti anni. Quest'anno la società ha voluto, tra virgolette, rafforzare il settore giovanile, è arrivato il direttore Giuseppe Geria, che ha comunque molta esperienza in questo campo, e ci siamo organizzati in maniera, ripeto, come ho detto prima, che già dal fatto che possiamo usufruire di questo centro sportivo quasi tutte le squadre del settore giovanile è una cosa molto importante. Scusami, ci diceva Pierluigi Gervese, che è stato ospite prima di te, che quando vengono a giocare le altre squadre restano pure un po' intimorite nell'affrontare le giovanili in un contesto così importante. Sì, a parte che è un contesto bellissimo, poi ripeto, ci stiamo organizzando in maniera positiva, ripeto, puoi fare l'allenatore del settore giovanile. Se lo vuoi fare in maniera importante come lo stiamo facendo noi, non è solo le 2 ore d'allenamento, noi facciamo molto molto altro. Da quest'anno, ripeto, grazie al direttore, tutti i giocatori hanno un database, cioè noi oltre all'allenamento segnaliamo tutto di ogni giocatore. Avete un monitoraggio continuo sui ragazzi? Tutti i giorni, ogni partita del settore giovanile viene registrata, quindi facciamo un lavoro molto importante. A 360 gradi. Anche perché infatti non va sottovalutato, specie per le categorie diciamo che comprendono le età dei ragazzi insomma inferiori, l'aspetto educativo. Perché lo sappiamo che oltre insomma alla scuola, magari chi è dentro ad uno sport come nel calcio, che comunque va praticato giorno dopo giorno, è fondamentale anche il ruolo dello stesso allenatore. È molto... Quindi anche l'andamento scolastico viene seguito da voi, come succede anche in altri club? Sì, viene seguito, viene monitorato. E... faccio un esempio, adesso a fine gennaio tutti i ragazzi hanno dovuto mandare la pagella, certo. Perché devi controllare, perché è di fondamentale importanza. Prima è lo studio e poi viene tutto il resto. Anche perché noi siamo quello che sappiamo, per cui è importante giocare a pallone, però bisogna essere consapevoli di stare in un mondo che è complicato. E quindi... Ma io questo lo so perché io spesso mi trattengono, mi invitano al Convitto, quindi parlo sia con il direttore Geria, sia con il direttore Pavone, e con i ragazzi vedo che il clima è un clima positivo. Poi magari negli anni può darsi pure che il Convitto torni ad essere una casa di riposo e quindi si trova a casa. Prima linea. Esatto. Io velocissimo una curiosità. Tanti anni fa, quando c'era ancora la differenza tra gioco a zona e gioco a uomo, diciamo gli allenatori del settore giovanile li prendevano in base alla filosofia della prima squadra. Adesso chiaramente non è più così. Però ecco, volevo sapere come curiosità, voi come allenatori che siete 5-6 tutti bravi di prospettiva, potete mantenere la vostra filosofia di gioco, magari un modulo diverso dall'altro, oppure
c'è un orientamento di base che vi dà la società? No, l'orientamento di base non c'è, non è che ci dicono che dobbiamo giocare per forza con un modulo fisso. E in base ai ragazzi che abbiamo, chiaramente più giocatori di qualità abbiamo e più li devi far giocare, perché comunque, parliamoci chiaro, il calcio, la regola tecnica, è far giocare un po' tutti, diciamo. Sì, diciamo che comunque prevale la tecnica, ecco. Poi dopo, per quanto riguarda il modulo, non c'è un modulo fisso, questo no. Infatti, dicevamo sempre, diciamo, prima di iniziare la trasmissione, i moduli che tu utilizzi, e questa è una segnalazione che mi ha fatto Giovanni Dondonati, sono il 4-3-3 o il 4-2-3-1. Ma ti volevo chiedere, che campionato è questo? Dicevamo, un campionato che è iniziato bene, poi ha avuto una fase di stanca, adesso l'ultima partita è stata rinviata, quella con il Crotone, eravate in vantaggio, mi hai detto, per 3-0, poi per il vento è stata rinviata, e domenica giocate contro il Latina al Poggio dell'Uliva alle 12:30. Ecco, che squadra hai, se ci intravedi già nella rosa che è a disposizione dei possibili profili di calciatori? Allora, partiamo dal presupposto che dall'anno scorso sono cambiate un po' di cose, nel senso che la squadra mia, che fino all'anno scorso era denominata Giovanissimi Nazionale, da quest'anno si chiama Under 15. Fino all'anno scorso era un campionato nazionale dove comunque giocavi sia con squadre di Serie A e B, ma anche società di Lega Pro, quindi diciamo che il livello era leggermente più basso. Invece da quest'anno, per alzare il livello, praticamente le squadre di Serie A e Serie B partecipano a un loro campionato e le squadre di Lega Pro partecipano a un altro campionato. Noi diciamo che siamo partiti con l'obiettivo, chiaramente quello di tutte le squadre, è quello di far crescere i ragazzi. Poi chiaramente il risultato conta, aiuta, ma conta fino ragazzi, a un certo però, punto, nel aiuta, senso, ecco. Conta che se vinci, chiaramente il ragazzo meglio, il martedì, certo, viene a campo con più motivato, però quello che conta è quello che se i ragazzi poi crescono durante l'anno. Noi siamo partiti bene fino praticamente a novembre, poi da novembre in poi purtroppo abbiamo avuto una serie di infortuni anche abbastanza seri e quindi a livello di classifica siamo un po' scesi, però per quanto diciamolo, riguarda la crescita non abbiamo paura tanto, abbiamo detto, questo l'ha sottolineato anche il direttore Geria, il risultato è importante, ma per quanto riguarda proprio i ragazzi, cioè gli under 15, diciamo, sono più importanti altre cose. Il Pescara attualmente ha 19 punti, è quart'ultimo prima di Ternana, Ascoli e Crotone, e però diciamo vicino a Latina che ha 22 punti, e poi dopo ci sono Perugia, Avellino, Benevento, Palermo, Bari, Frosinone, Napoli, Salernitana, e prima in classifica staccatissima la Roma. Ovviamente suppongo che ci sia una grande differenza proprio qualitativa forse tra la Roma e un po' il resto del campionato, no? Sì, perché se andiamo a guardare comunque la classifica, questo dice. Però diciamo che, ripeto, anche quando abbiamo giocato contro le squadre, diciamo, di classifica alta, non abbiamo demeritato. E questo è quello che alla fine conta. Poi dopo il risultato, ripeto, conta fino a un certo punto. Allora, intanto è finito il primo tempo di Perugia-Benevento, credo 2-1 per il Perugia, sì. Adesso che la partita è in stand-by, intanto saluto Dino D'Angelo dalla regia. Siamo in attesa di un collegamento telefonico che Dino penso starà per approntare. La partita con il Latina quindi offre l'occasione, perché l'ho detto rispetto alla classifica, il Latina vi precede a 3 punti, a 22, quindi domenica potrebbe essere l'occasione, in caso di vittoria, di scalare un posto in classifica. Sì, sì, vabbè, quello che, ripeto, ci auguriamo, l'importante è che i ragazzi fanno quello che proponiamo durante la settimana, poi il risultato è una conseguenza. È chiaro che se vinci è meglio. Anche perché Latina viene forse proprio dalla gara che ha battuto la Roma 1-0. Sì, quindi, e quindi sarà una partita motivatissima come sì, sarà una partita avversario. Dura. Allora, io direi a questo punto, Dino, che mi vedo che mi segnali che non abbiamo il collegamento, allora direi di invertire la scaletta. Ci puoi mandare l'editoriale, nel frattempo se dovessi avere la telefonata, alla fine dell'editoriale prendiamo la telefonata, altrimenti continuiamo con la trasmissione. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Aspettando l'anno che verrà. Ancora una sconfitta, questa volta contro l'Udinese di Gigi Del Neri, e il Pescara resta inchiodato all'ultimo posto della classifica di Serie A. Un buon primo tempo, giocato anche a buoni ritmi, non è bastato ai biancazzurri per conquistare un risultato positivo. Nel secondo tempo ha prevalso la maggiore consistenza fisica e atletica dei bianconeri, che conquistano l'intera posta in palio senza spendere moltissime energie. Per risalire la china serve altro al nuovo Pescara di Zeman, e il tempo non gioca a favore del tecnico di Praga, non per questa stagione almeno. Ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Dopo Leonardo Mancuso arriva Mattia Proietti. Continua nel frattempo la campagna acquisti del Pescara in vista della prossima stagione. Dopo l'acquisto di Leonardo Mancuso, 18 gol in questo campionato con la San Benedettese, arriva sempre a parametro zero un centrocampista dal Bassano, Mattia Proietti, classe 1992. Il secondo tassello di quella che sarà la Zemanlandia che verrà. Doppio colpo dunque della società di Daniele Sebastiani, che si assicura due giovani calciatori molto richiesti sul mercato e che scelgono il Pescara anche per essere allenati da Zeman. Ognuno come gli va, anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. A Bergamo un impegno difficile. Non tranca in inganno la sonora sconfitta dell'Atalanta nell'ultima giornata di campionato. La squadra allenata da Giampiero Gasperini è la vera rivelazione della stagione e nonostante abbia perso, cammin facendo, un calciatore forte come Gagliardini, nel frattempo diventato titolare inamovibile nell'Inter di Pioli, resta una squadra molto forte e temibile in tutti i suoi uomini. A Bergamo quindi senza fare troppi calcoli, Zeman del resto non è solito farne, e con un unico obiettivo: fare risultato per rendere viva l'ultima parte del campionato. Buon calcio a tutti. E dunque Lucio Dalla canta l'anno vecchio è finito ma qualcosa ancora qui non va, ma noi siamo già proiettati verso il prossimo anno, verso un anno che potrebbe riservare grandissime gioie al Pescara. Credo che a questo punto abbiamo in linea un amico di Calcio Totale, il responsabile per la Serie B del Corriere dello Sport, Tullio Calzone. Ci sei, Tullio? Buonasera, ciao a tutti e soprattutto ai tuoi ospiti e ai tuoi ascoltatori. Ciao Tullio, grazie. Stiamo seguendo anche noi la partita. Tu stai seguendo Perugia-Benevento, giusto? Sono immerso in molteplici cose oggi, perché, come saprete. Ma ti fai obnubilare dal tifo per il Benevento o riesci ad essere imparziale? No, sono abbastanza imparziale, ma tifo Benevento ovviamente. Allora, caro Tullio, tu sai che la nostra trasmissione è una trasmissione votata a Calcio Totale, che io sono zemaniano totale, è ritornato Zeman a Pescara. Se le cose dovessero andare male quest'anno, l'anno prossimo ci vedremo probabilmente a parlare di Zeman e di Calcio Totale di nuovo. Ma penso proprio di sì, speriamo con un Pescara protagonista, anche se le cose che si annunciano alle porte della prossima stagione sono clamorose, come avete saputo, no? In queste ore di fermenti all'interno della Lega di Serie B, dopo l'abbandono di Abodi e questo fronte combattato dallo Tito, che addirittura si candida a presidente della Lega. Quindi... E allora daccele tu queste brutte notizie, diciamo così, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Volevo ricordare anche ai telespettatori che è stata sempre collegata, diciamo, a questo di cui stavi parlando, c'è stata anche la sentenza definitiva nei confronti di Luciano Moggi, che è stato interdetto vita natural durante da tutti gli incarichi della federazione. Quindi speriamo che a questo punto lui e tutta la sua famiglia la smettano di parlare a sproposito di gente invece che costruisce calcio in un altro modo. Mettici al corrente quindi di quello che sta succedendo in Lega Pro, nella Lega della Serie B. Beh, c'è stato un importante direttivo di Lega oggi pomeriggio a Milano, c'è stato
La cosa più clamorosa è che Abodi ha confermato il ritiro delle dimissioni, non ha da presidente, non sarà più il presidente, e questo ha comportato, diciamo così, un vero e proprio terremoto, dal quale è emersa ancora prepotentemente la figura di Lodito, che ha imposto elezioni nel giro di una settimana, perché questo sembrerebbe la strada per riaccedere anche al Consiglio federale. Ma scusami Tullio, ci puoi spiegare perché Abodi si è dimesso dopo l'elezione che ha perso contro Tavecchio? Qual è il motivo reale? Si è dimesso prima. Beh, sì. Perché lui aveva detto che era stato accusato, diciamo, di fare due giochi, se non andava bene lì poi tornava in Serie B, e invece lui ha fatto chiarezza su questo passaggio, dicendo che se non erano d'accordo tutti lui avrebbe confermato le dimissioni. Tu segui per il tuo giornale la Serie B, quindi conosci, penso, molto bene, anzi sono certo molto bene Abodi. Che perdita è se dovesse essere confermata queste dimissioni di Abodi per la Lega della Serie B? Guarda, io penso che già non averlo eletto presidente federale sia stata un'opportunità mancata da parte del calcio italiano di ammodernare tutte le strutture ad ogni livello, perché ce n'è un'assoluta urgenza. Ma per la Serie B è ancora più grave, perché come voi avrete saputo la mutualità residua della legge Melandri è stata modificata dal governo Gentiloni, quindi le risorse disponibili per le società di Serie B e Lega Pro scenderanno ulteriormente. Abodi ha portato circa 25 milioni di euro ogni anno alla Lega di B attraverso la mutualità residua, è stato un manager importante, ha innovato con diverse piattaforme le strutture, diciamo, della Lega, ha fatto una struttura solidale, ha fatto una piattaforma per il modernamento degli stadi, ma soprattutto ha fatto una battaglia per la ripartizione più equa dei diritti televisivi. Questa nuova modifica alla Melandri metterà in ginocchio buona parte dei club di Serie B, di cui già una parte abbondante non gode di ottima salute. Sappiamo poi che devi dare una valutazione sull'Odin. Prego. Su quello magari ne parliamo. No, non ti vogliamo far perdere la ripresa della partita. Una domanda. Dobbiamo fare altre domande. Un paio di domande ancora. Buonasera, carissimo. Scusami, una persona che non conosci, Giancarlo Febo. Ciao. No, sai che ti volevo chiedere? Guardando tu, ovviamente tu fai l'inviato delle partite principali di B, delle squadre di testa, ma conosci anche la Serie A. Quindi mi sembra che quest'anno le squadre più forti della Serie B sono quasi più forti delle squadre più deboli della Serie A. Che ne pensi tu? Ma diciamo più esattamente che il disvalore che c'è dalle squadre di vertice della Serie A con quelle di bassa classifica è talmente enorme che ovviamente non c'è questo livello in Serie B. Cioè, in Serie B tu domani c'hai Trapani, Bari, può essere pure che Trapani batte Bari, che è quarto quindi in classifica. Certo. Quindi c'è più, diciamo, equilibrio da questo punto di vista, non c'è il disvalore tra la Juve e il Crotone, eppure la Juve per fare gol al Crotone ci ha impiegato un po' di tempo, quindi c'è più equilibrio, c'è più uniformità, diciamo. Questo è più bello perché il campionato è più vivo. Certo. Il fatto stesso che tre squadre possono ambire a andare direttamente in A e forse anche qualcun'altra fa capire che c'è un grande equilibrio. Certo. C'è uno dei nostri ospiti che ti vuole salutare, Tullio. Ciao Tullio, sono Grazia. Ciao, non ti vedo proprio dalla scorsa stagione, tra l'altro bellissima, venivi spesso a Pescara, all'Adriatico, a seguire le partite, insomma quest'anno diciamo che è stata un po' un'aria diversa allo stadio, però insomma magari chissà, usiamo ancora il condizionale, l'anno prossimo tornerai. È più bello che perdere, ovviamente. Esatto, sicuramente l'anno scorso abbiamo vissuto emozioni diverse, ma alla fine... Insomma, magari e chissà ci ritroveremo l'anno prossimo. Ma sicuramente, speriamo in un Pescara da vertice formidabile come quello che ci ha fatto vedere Zeman nella sua prima esperienza a Pescara. Chissà, se lui non l'avesse interrotta quell'esperienza, oggi staremmo a parlare di un altro miracolo, dopo quello foggiano, quello pescarese, però ormai è inutile pensarci, no? Esatto. Tullio, fidati, si sta costruendo una grande squadra. Ti volevo chiedere, prima di salutarti, e secondo te
chi sarà promosso in Serie B direttamente, chi in Serie A direttamente, chi ha più probabilità di vincere i playoff? Guarda, per me direttamente vanno Spal e Frosinone. Poi quindi la Spal secondo te si confermerà fino alla fine? Penso di sì, perché non c'hanno pressioni ambientali, è una squadra che, voglio dire, non ha nulla da perdere, no. E poi è un'ottima squadra, perché è stata ritoccata sul mercato adeguatamente, hanno preso giocatori di categoria e giocatori esperti che hanno però ancora fame, come Floccari, Pozzarella, insomma c'hanno parecchia roba da... e giovani interessantissimi. Quindi Spalle e Frosinone, prima. La terza piazza? La terza piazza è un discorso secondo me tra Verona e Bari, penso. E poi spero che ci possa essere anche il Benevento, perché meriterebbe insieme alla Spalle di andare... Sì, anche perché se... nell'ipotesi malaugurata che Pescara dovesse retrocedere in Serie B, l'anno prossimo per te sarebbero dolori qua all'Adriatico contro Zemallandia 2 la vendetta. Bisogna vedere se questo Pescara qui contro il Benevento di oggi, do ragione a Giancarlo che è un fine conoscitore di calcio, vincerebbe il Benevento oggi. Ma l'anno prossimo sarà un'altra musica, Tullio. Ma io lo so che tu sei un ottimista della ragione, però sai, nel calcio non bisogna mai fare pronostici, perché la possibilità di sbagliare è altissima. Certo. Si scherza, Tullio. Devo fare un complimento, perché con Grazia hai elevato anche il livello estetico. grazie Tullio. Grazie. Tullio, invece, prima devo di... dire che all'unanimità il Corriere dello Sport ha apprezzato l'invito di la Grazia. Devo dire. Grazie. Senti Tullio, io però un'altra domanda te la devo fare, perché è vero, via Altalena, però il passaggio decisivo è quello tra B e Lega Pro, secondo te chi rischia di retrocedere? Guarda, ci sono 7-8 società che sono inguaiate dal punto di vista dei bilanci, il Latina è una di queste, sì. Poi ovviamente c'è il Brescia che ha problemi che si trascina dietro da Corioni in poi, e poi bisogna vedere la Pro Vercelli che comunque sta abbastanza bene dal punto di vista tecnico. E poi c'è una cosa che non bisogna dimenticare, che ci sono le penalizzazioni in arrivo che riguarderanno il Pisa, il Latina stesso, l'Avellino, fortissima la penalizzazione dell'Avellino, su cui la Procura ha chiesto 7 anni di penalizzazione, 7 punti praticamente la fine dell'attività agonistica di Izzo. Quindi bisogna vedere anche quella partita lì come finisce. Senti, la Ternana che è ultima, come rischia Ternana, pure rischia parecchio. Direi che rischia molto più delle altre, perché vedo una grande confusione gestionale di una squadra peraltro molto forte, però sai, le squadre forti sulla caccia poi non sempre lo sono in campo. Intanto sì, prima di salutarti, perché le squadre stanno tornando in campo, stiamo monitorando la partita che stai seguendo, Tullio. La grande delusione, non so se convieni con me, forse è stato proprio il Trapani, la squadra che ha deluso un po', insomma, questo campionato, questa stagione. Guarda, ho fatto domani sul Corriere dello Sport un'intervista bellissima a Calori, che è un allenatore più volte accostato anche alla partita del Pescara, un grande allenatore per me poco valorizzato nel calcio italiano. Soprattutto perché ha saputo valorizzare molti talenti, da Sciaravi, a Canduti, a Cardirola, a Vigari, a Cragno, ce ne sono un'infinità. Sì. E lui diceva proprio questo, che molto probabilmente questo fatto che l'anno scorso anno si è pensato alla Serie A, lo si è dato come un obiettivo, diciamo, quasi scontato anche quest'anno, e invece sì. Poi la realtà è sempre diversa dai sogni, e quindi i problemi sono stati. Lo leggeremo domani il tuo pezzo, allora. Sì, una bellissima intervista. Va bene, Tullio, l'ultimissima da parte mia, il nostro amico Camplone a Cesena non rischia? Io penso che invece rischia molto, perché se non dovesse vincere domani, ma non credo che non possa vincere domani, però se non dovesse vincere io penso che gli chiameranno Drago. Anche se mi dispiace, perché Camplone ha ereditato una situazione già compromessa, e Cesena peraltro è una di quelle società che hanno grossi problemi a livello anche, diciamo, gestionale, e quindi non è stato facile. Mi dispiace, non è stato fortunato Andrea, negli ultimi 2 anni si è dovuto confrontare sempre con situazioni molto
delicate, molto complesse dal punto di vista, diciamo, ambientale, e non è stato molto fortunato. Tullio, la partita è iniziato proprio adesso il secondo tempo, ti lasciamo a guardare la partita, intanto ti ringrazio e spero di rivederti presto, grazie. Grazie a voi dell'invito e non trascurate il pericolo Lotito che incombe sulla Serie B. Ho capito, noi non è che ci possiamo fare granché, possiamo solo fare degli scongiuri. Grazie. Grazie Tullio, buon lavoro. Buona serata. Grazie a voi. Ciao. Allora, mi pare che è stato importante il contributo di Tullio, soprattutto ha riportato al centro del villaggio, direbbe Garcia, l'ex allenatore della Roma, il tema, sì, perché lo chiamava il sergente Garcia, perciò, sì. E il sergente di Zorro, di verità lo chiamava. E questo tema importante e delicato delle dimissioni di Abodi e di questa confusione che regna in questo momento nella Lega della Serie B. Direi a Dino di andare in pubblicità e poi quando rientriamo commenteremo l'editoriale e ascolteremo anche le parole di Zeman in conferenza stampa in preparazione della trasferta di Bergamo. Allora, dopo le lezioni private che ci ha dato Giancarlo sul telefonino, su WhatsApp, su queste cose... Non mi fare domande. Ti faccio domande sull'editoriale che come sempre tu non hai seguito e vediamo come te la cavi. Allora no Giancarlo, banda le ciance. Non l'ho seguito, allora, non ho sentito, dopo, mi sono rifiutato di ascoltare. Con grazia parliamo di altre cose. Dopo Leonardo Mancuso arriva in riva all'Adriatico anche Mattia Proietti, un altro 92, un altro giocatore a parametro zero, un altro giocatore che dice ho scelto Pescara perché c'è Zeman. Allora, questa squadra del prossimo anno, che sia Serie A o che sia Serie B, comincia a prendere forma, perché adesso è arrivato un centrocampista, diciamo, c'è un attaccante esterno, tutti e due del 92, sì, esatto. E tutti e due a parametro zero. Mi pare che si cominci a costruire la squadra con basi buone. Secondo le intenzioni, mi meraviglia, ma in positivo, il fatto che siano dei 92, perché non sono giocatori giovanissimi. Sono dell'età di Lorenzo Insigne. Dell'età attuale? Sì. Venne Insigne, 5 anni prima. Rispetto al target di Zeman. Rispetto al target di Zeman. Quindi questo mi lascia presupporre giocatori già più pronti. Anche se io poi l'ho detto e lo riconfermo, a me non interessa, se dovessimo ripartire dalla B, a me non interessa la promozione. Sì, questa è l'idea. A me interessa che il Pescara sia una squadra che giochi un calcio spettacolare, offensivo, perché quest'anno veramente abbiamo passato i guai, in certe parti mi ricordo. A proposito del discorso prima di Tullio Calzo, è meglio vedere le vittorie, capito? Che quindi, non le sconfitte. Diciamo, anche da un punto di vista fisico abbiamo somatizzato tutte queste sconfitte, quindi veramente... È stata una stagione pesante per tutti. Non mi interessa tornare in Serie A. L'importante è fare un gioco spettacolare, l'importante è che tutti quanti abbiano paura di affrontare il Pescara. Voglio rivedere tutti quei giocatori sulla linea del centrocampo. Voglio vedere la difesa altissima. Vogliamo avere i brividi, vogliamo la difesa centrocampo. Quello che succede, quindi... Vabbè, guarda Giancarlo, noi non andiamo d'accordo su tante cose, però per fortuna il ritorno di Zeman ci ha portato a allinearci su una cosa comune. Grazie, sì. Parlavamo di Mancuso, di Mattia Proietti, cioè quindi due giocatori a parametro zero, comunque sulla scia di giocatori giovani. Il presidente Sebastiani insieme al vice Bankowski sono in Sud America a fare Sono in Uruguay sicuramente per, come ha detto lo stesso Sebastiani quando ha rifiutato ufficialmente la proposta dell'ex amministratore delegato del Pescara Danilo Iannascoli, che comunque non avrebbe precluso l'entrata di altri soci che potrebbero rendere il Pescara ancora più importante. Sicuramente sono andati lì per bagliare alcune possibili ipotesi, magari l'entrata di qualche socio argentino, comunque sono lì proprio in contatto con diverse società, tra l'altro anche grazie a Vittor Mesa,
con cui ci sono già buonissimi rapporti anche con Wanderers, ma anche per miglioramento ulteriore dei rapporti con questa squadra, con questo club. E infatti, proprio missione sia per giocatori, magari anche per eventuali entrate in società sicuramente, ma anche dal punto di vista proprio di legami con altri club, e quindi migliorare anche per scambi di calciatori. Sì, per calciatori. Sappiamo che l'Uruguay è una nazione piccola, ma una nazione che ha sempre dato grandissimi campioni al calcio. Cavani, insomma, i giocatori sono tantissimi. Suarez. Qui abbiamo Suarez, Brugman. Proprio ieri hanno avuto una cena, insomma, abbastanza importante. Poi sai, alla fine proprio tutti i dettagli non arrivano fin qui a Pescara, però tra poco ne sapremo sicuramente di più. Gianluca, allora, il Pescara, come diceva Giancarlo, mi interessava il tuo parere su questo. Diceva sì, non sono, diciamo, profili giovanissimi, diceva Giancarlo, sono 2,92, hanno 25 anni, insomma, mi paio. Ecco, ti volevo chiedere, da calciatore a 25 anni, è il momento giusto, per esempio, per un calciatore iniziare un'avventura in una piazza importante come quella del Pescara e con un allenatore che sicuramente valorizza il materiale umano che ha? Sì, sì. Tu ci sei passato, diciamo, come... Sono passato, sì, 25 anni, l'età dove ti puoi esprimere al massimo, ecco, diciamo che per un calciatore dai 24 fino ai 32-33 è l'espressione massima che uno può dare per quanto riguarda il calcio, ecco. Quindi sicuramente la società si sta muovendo in questo modo bene, e poi sappiamo tutti come il mister Zeman riesce a tirar fuori dal cilindro. Sì, no, ma ecco, al di là ora di questo, cioè, mi interessava quello che tu volevo focalizzare, quello che tu hai detto. Quindi 25 anni è il momento in cui un calciatore o è già esploso, comunque, se, perché stiamo parlando comunque di due calciatori, uno attualmente capocannoniere della Lega Pro e un altro un profilo che è seguito da diverse squadre. 25 anni è l'età giusta per capire se puoi diventare un grandissimo oppure restare un giocatore che naviga a metà del guado, diciamo, no? Sì, 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 come ho detto prima, 25 anni è l'età giusta, l'età ideale. Ripeto, secondo me la società sta facendo bene questo tipo di prospetto di giocatori. E invece, scusami Oscar, dal punto di vista invece proprio di talento, te che segui anche i ragazzi, insomma, più piccolini, come si defila già il profilo di un calciatore che potrebbe essere il top player, insomma, del domani? Come fate già ad individuare queste caratteristiche, oppure se è presto? Ma allora, ripeto, il talento, io faccio sempre il ricordo di quello che ho vissuto io. Morfeo era un talento, cioè i talenti... Però si capiva subito. Si vedeva subito, Nesco, Verratti, cioè quelli sono talenti che Dio sceglie di premiare a caso un ragazzo, e su quello non si discute. E per il resto si possono creare i buoni giocatori, come, ripeto, fa l'Atalanta. L'Atalanta crea non fenomeni, l'Atalanta crea giocatori dei buoni giocatori che possono disputare la Serie A e la Serie B con tranquillità. Con tranquillità. È lì che la società fa la differenza, proprio, certo, per la crescita. Certo. Giancarlo, a proposito dell'Atalanta, altre domande difficili. No, facili. Sempre sull'editoriale, ma questa la sai perché segui il Pescara, quindi segui la Serie A. E l'Atalanta vende uno dei pezzi pregiati già da quest'anno, Gagliardini, vende dall'anno prossimo Caldara alla Juventus, eppure al di là della sconfitta sciagurata della settimana scorsa, resta una grandissima squadra, quindi impegno proibitivo per il Pescara. Sì, la partita di domenica, dici? Sì. Sì, però anche perché, diciamo, non è fortunatissimo il Pescara, anzi sembra quasi una barzelletta, perché è l'unico giocatore che conosce bene gli schemi di Zeman, che è Caprari, infortunato. Che era l'unico che non si era mai infortunato, esatto, in tutta la gestione di Oddo. Poi rientra Baybek e oggi, però quel posto era di Mitrita, che comunque stava interpretando. Ho visto due allenamenti, due giorni di seguito, tutti gli allenamenti, quindi mi sono fatto male. Sì, preparatissimo. E quindi Mitrita si è fatto male all'ultimo minuto dell'amichevole, della partitella di oggi. Non lo so, può darsi pure che... Cioè, che sia recuperato. Può darsi che sia recuperabile, sì. Però, voglio dire, comunque non è... Non è una stagione da questo punto di vista fortunata. Che ti devo dire, il Pescara, ne abbiamo parlato anche con Zeman oggi in conferenza, deve cercare, io quello che ho notato è che la squadra cerca di applicare le metodologie del mister, di verticalizzare, non ci riesce ma ci prova. Il vero problema è che davanti non si graffia, tipo la partita di ieri tra due squadre, tutti i componenti della rosa,
sarà finita 0-0, 1-0, non mi ricordo, però non si tirava in porta. Non è una squadra che ha trazione anteriore. Diciamo che quando c'era la squadra di Zeman con Immobile, Insigne e Caprale, si vedeva la differenza. Poi diciamo tutto si può fare, nel senso che per diventare, per esempio, già oggi una partita della pressione, quando la squadra è corta già rende meglio, però si dovrebbe alzare la difesa. E però la, questo Zeman, l'abbiamo detto la settimana scorsa, ma Zeman ha detto che lui giocatori, ci prova, ha detto però questi sono giocatori che non sono abituati, che hanno fatto per 15 anni questa, diciamo, questa, sono giocatori non di primo pelo, giocatori esperti, quindi hanno un'età, è difficile per cambiare cui mentalità, non è solo per la mentalità, è proprio che probabilmente loro non si vogliono esporre, certo, a situazioni del genere. A giocare in campo aperto, anche se Zeman dice il fatto che stiamo bassi crea agli avversari la, certo, possibilità di avere più spazi. Però magari, ecco, però che giocare in campo aperto ci vuole un po' l'incoscienza di Salamon e Capuano, che sono giovanissimi. È cioè, giocare è chiaro, sempre in campo aperto, numerica, in campo aperto, tutto il campo aperto è complicato. Possono fare bruttissime figure. Io l'unico, scusa se mi viene da sorridere, quando avevamo acquistato l'argentino Caraglio, sì, l'unico che è scattato in campo aperto e il difensore lo ha doppiato, è l'unico, perché se no in genere quando gli attaccanti ti partono in campo aperto non è fai una bellissima figura. Allora Giancarlo ha evocato Zeman e io chiedo a Dino di mandarci il primo contributo della conferenza stampa di Zeman e vediamo che cosa ha detto oggi l'allenatore di Praga. Che dovrebbe avere influenza sul gruppo e sapere come si fa. E spero che la squadra lo seguirà, anche se normale che qualche limite tecnico ce l'ha, però l'idea di quello che dovrebbe fare ce l'ha pure. Poi il piede bisogna vedere se lo ascolta. Mutare, mi sembra, stiamo parlando di mutare. E non so se l'ha sentito, però se l'ha letto, visto che lui ha detto Zeman è una figura paterna, non puoi arrabbiarti con lui, bisogna seguirlo e basta. Magari infatti se la prende con compagno. Giusto. Ecco, bisogna solo seguirlo, è un complimento, credo, che le faccia piacere. Dico di sì, perché ripeto, a parte l'esperienza che ha, e poi è uno che riesce a caricare in campo la squadra, a mandare i compagni a fare pressing, a marcare. Anche a verticalizzare qualche volta. Aspetta. L'ho detto. Diciamo che è il leader che manca a questa squadra, perché insomma dal punto di vista della personalità è un po' carente. Potrebbe essere lui il leader, Muntari. Quando è in campo fa leaders. Carlo, mi pare di capire da queste parole che di sentire Giovanni Tondonati e Profeta, che io me ne ero liberato. No, mi pare, sì, di capire da queste parole che no, ma a parte che giochi meno Muntari, che Zeman punti su Muntari. Abbiamo visto tra l'altro anche prima della partita contro l'Udinese parlare in maniera molto fitta tra Zeman e Muntari anche durante l'allenamento. Secondo te è una scelta, la prima domanda, è una scelta giusta? E poi secondo te può dare un cambio di passo alla squadra Muntari, secondo te? Allora, secondo me è una scelta giusta, a parte che comunque Zeman ha detto che non è sicuro che giochi, uh-huh, Muntari, ha detto vedremo come si schiera l'Atalanta, però sì, presumo che stesse bluffando, nel senso che lui non crede. È una scelta giusta, nel senso che è ovviamente un giocatore importante come carattere, quando gioca è leader, è però in ritardo di condizione, lo dobbiamo dire questo, anche se diciamo in quel ruolo si può correre, a Zeman piace molto, si può correre, si può correre di meno, dipende da come lo interpreti. Lui, diciamo, tutto sommato, quando ha palla è uno dei pochi che cerca immediatamente di verticalizzare, mentre gli altri ce l'hanno. Infatti ha detto, palleggiare dietro. A fronte di qualche limite tecnico, ha detto, però, diciamo, da carica la squadra in campo si fa sentire. A me non sembra che
che abbia grossi limiti tecnicamente rispetto agli altri compagni. No, ma lui parlava rispetto a se stesso, però, rispetto a Montari stesso, non rispetto alla squadra, ha dei limiti, se no non avrebbe 12 punti. Giancarlo, no, avrebbe 9 dico Montari tecnicamente mi sembra che non sia. Ma non sto dicendo quello che penso io, quello che ha detto Zema, ha detto a fronte di alcuni limiti tecnici, infatti, però dice, gli riconosce le capacità di leadership e soprattutto quella di incitare i compagni, no? Sì, però è anche la posizione, che comunque la posizione è molto importante, lui la tiene bene, e che gli manca quello spunto quando deve aggredire l'avversario che ha nelle vicinanze, perché se no quando prende palla, per come coordina, ho sentito anche rimproverare dei compagni oggi, come personalità ci siamo, ci come siamo. Posizione pure. Anche perché ha detto anche che non ha vinto un triplete, insomma, per caso, quindi le qualità, diciamo, forse il fatto del limite tecnico un po' sui suoi automatismi proprio del mister, e forse anche per la condizione. Quello sicuramente dal punto di vista tattico, la condizione, diciamo, ma che come caratteristiche lui non va mai sul lungo, nel senso che Zeman, per esempio, quando c'erano Togni e Verratti, diceva uno è adatto al gioco lungo e uno al gioco corto. Tendenzialmente Montari fa sempre il fraseggio corto, cioè fa sempre il passaggio raso terra a breve distanza, non è che apre il gioco in genere. Però grazie, forse a questo si riferisce. Hai avuto anche tu questa sensazione che Zeman in qualche modo cerchi un leader per questa squadra? Perché nella pre-partita e nell'intervallo di Pescara Udinese lui si è fermato molto a parlare con Montari, non credo che gli stesse dando soltanto dei consigli tecnici. Secondo me si fida molto di questo giocatore, seppur non giovanissimo, forse proprio come dici tu per l'esperienza che ha, per il grande calcio che comunque negli anni passati ha giocato e per l'incisività che ha anche con gli altri, con gli altri giocatori della squadra. Quindi secondo me sì, lo stesso Zeman dà molta importanza al ruolo che potrebbe avere Montari, e io in formazione l'ho messo come titolare dal primo minuto, visto che Bruno è squalificato. Vediamo che ci dirà. Però il leader va cercato più davanti, sinceramente, però, perché la squadra non si muove male. Non si muove male, finché tiene la squadra non si muove male. Però il problema è che dopo, anche perché i tre attaccanti devono essere incisivi, altrimenti è una squadra, non si può permettere una squadra, non tutte le squadre si possono permettere tre attaccanti, diciamo la verità, a maggior ragione una che è ultima in classifica. Quindi quelli che ci stanno devono incidere di più. Devono lasciare il segno. Giancarlo, tu hai detto che hai seguito gli allenamenti questi ultimi giorni, io la settimana precedente, e devo dire che la cosa che mi ha stupito, ovviamente 2 settimane fa Montari era ancora più in ritardo di preparazione, però la cosa che mi ha stupito, soprattutto sulle ripetute, che so Gianluca, le ripetute diciamo, sono temute da voi calciatori, sulle ripetute Montari non mollava la presa, era ultimo diciamo del suo trenino, però diciamo è rimasto, probabilmente Zeman ha apprezzato anche questo sforzo, cioè questa volontà, questa abnegazione, questa voglia di impegnarsi proprio. Sì, anche se poi in campo diciamo la voglia, sento un po', tutti avevano voglia. Dopo però se non ce la fai un po', no, dico, però voglio dire, io dei miglioramenti anche dal punto di vista fisico su Montari li vedo. Dai, il problema, cioè, sembra più asciutto, sembra già più reattivo. Parliamo di coperta che è sempre corta, perché per esempio se noi vediamo gli allenamenti, il migliore del Pescara in assoluto tra tutti e 22 è Verre. È vero, io l'ho visto in questi da giorni. Da un punto di vista fisico, no, dicevo, da tutti i punti di vista fisico. Dopodiché, in partita è quello che prende delle insufficienze. No, tu metti 4 e meno, vedremo anche oggi. Però io faccio vedere il tuo voto. Tu, oltre che all'ero pessimo, è anche un cattivo insegnante. No, 2 partite consecutive, li metti 4,5 e 4. No, la prima gli ho messo 3. 3 gli ho messo con una partita. Quindi io, guarda, non per meno male che non lo sa. Speriamo che non ci veda. Spero che non ci veda. Però quello che ti volevo dire, perché poi sul Corriere non gli metti 3, però. No, perché io gli ho messo 3 quando ha giocato in casa della Sampdoria, ma per un motivo perché semplice, non mettevi la pagella, perché non avrei la fatto pagella anche tu. Il commento forse pensa che sia già l'anno prossimo, perché tu quando stai sul 2-1, che la partita comunque è in bilico, non puoi fare un passaggio laterale e apri il contropiede del terzo gol, perché se tu sono cose che non si fanno neanche in terza categoria,
E quindi per allora direi stasera Giancarlo, devo dire che normalmente è un po' parco di parole, stasera invece sì, chissà perché, forse sono chiacchierona io, forse, quindi grazie cari, allora, abbiamo un po' zittito Gianluca veramente. Io ascolto volentieri. Allora Dino, facci sentire il secondo pezzo che abbiamo selezionato della conferenza stampa di Zeman e vediamo che cosa ci riserva. Ma ieri faceva un po' guardalinee, ci mancava la bandiera, ci mancava la bandiera in mano. Lui dice che può giocare nel mezzo e sull'esterno, per me è più esterno, però si deve muovere e capire i tempi. È un buon giocatore potenzialmente? Potenzialmente è un buon giocatore, speriamo che non si fa più male, che starà bene. Possiamo aspettarci un suo impiego nel secondo tempo, mister Bello, non pensa di inserire? Dipende. È a disposizione. Può giocare anche dall'inizio? Può giocare dall'inizio, perché se può giocare alla fine, può giocare alla fine, all'inizio. Poi sì, bisogna vedere se dopo 15 minuti lo faccio uscire. Non è che è detto che chi entra non esce più. No, però lui è lo stesso alla fine. No, ma ieri ha detto che aspetto di giocare 15 minuti, di giocare 10-15 minuti, l'ha detto lui, non significa che si accontenta con poco. Peccato non essere un calciatore, perché pure a me piacerebbe essere allenato da una persona così. Notavo che quando ho fatto la domanda io e il mister rispondeva, avete tagliato la mia domanda. Invece Giovanni ce lo mette. È perché Giovanni non c'è per qualcosa, fare c'è qualcosa. Allora no, andiamo sul. No, volevo fare. Mi ero impegnato a non fare domande a Gianluca e non gliele farò. Però questo non c'entra la prima squadra, non c'entra l'allenatore, c'è una persona così, una persona adorabile, c'è una persona che risponde così, con una serenità a questa età, con una voglia di allenare, insomma, è un invito a giocare a calcio, no? È fantastico, è fantastico. Poi tra l'altro io nei 6 mesi a Lecco ho avuto Giacomo Modica, che è un suo collaboratore sì, storico. L'anno in cui il Pescara torna forza, se questo è stato con lui a Roma. A Roma, a Cagliari, sì, da tante parti. E quindi era l'anno in cui Zeman era qui a Pescara e lui era a Lecco con me. E spesso ci fermavamo a guardare le partite del Pescara e nel nostro piccolo, tra virgolette, facevamo fare dei movimenti simili. Sì, con le dovute proporzioni, chiaramente facevamo. Giancarlo Di Bebek ha detto lo vedo più esterno, e quindi se Zeman dice lo vedo più esterno è un esterno, ci potete mettere la mano sul fuoco, dice deve capire i tempi. Allora, ieri Bybeck veramente sembra il guardialine, no? Siete stato sulla linea di fondo. No, non era reattivo. Tanto è vero che poi quando è andato a fare le interviste alla Mercedes, Barbuccia, facciamo un po' di lui anche perché era lì, ha detto non credo di giocare dall'inizio, spero di fare 10-15, perché è consapevole del fatto, forse c'è anche un po' paura. Oggi nella partita però ha giocato centravanti della squadra delle riserve, quindi è chiaro che non essendo stato provato come esterno, dubito che se dovesse, infatti quando è uscito Mitrita il mister ha impiegato sì, Castanos, sì, quindi dubito che possa giocare dall'inizio, è chiaramente una risorsa importante, anche se non sta molto, molto bene, cioè non è molto sprintoso. Ricordiamolo che è fermo da un mese e mezzo. Zeman si è lasciato scappare. Speriamo che non si faccia male. Quindi, esatto, dato che Zeman parla poco, quando parla dice soppesa le parole, quindi probabilmente ha un po' di timore anche lui. Sì, il timore ce l'ha forse anche il ragazzo nel rientrare in campo, insomma, dopo questo lungo infortunio. È un po' la scia che si porta dietro anche lo stesso Bybeck di essere un po' delicato, tra virgolette. L'hanno definito in molti così, anche perché lui ha buonissime qualità. Solo che ce lo ricordiamo poco. Ha detto che gli piacerebbe restare eventualmente anche in Serie B. Sì, l'attacco comincia a diventare un po' troppo affollato. Cerri. La conferma anche del procuratore, Mancuso, tra l'altro. Oscar. Però questa è una notizia che io ti avevo dato già 2-3 mesi fa. Sì. È vero, mi devi dare atto, perché quando... Però io ero un po' demoralizzato 2-3 mesi fa, perché non c'era la prospettiva. No, questa è una cosa che si sa, nel senso che poi
nel mercato di gennaio la società era indecisa se rimandarlo indietro. Però il presidente Sebastiani ha sempre creduto in Bebek. Sì, ma anche perché hanno strappato una mezza promessa al PSG che praticamente sarebbe rimasto anche in una categoria inferiore. Per questo è rimasto, se no lo stavano per rimandare indietro. Lo stesso giocatore ha espresso comunque la volontà di restare e ancora di più quando è arrivato Zeman. Vedremo se son rose fioriranno, invece adesso è il tempo della pubblicità, rientreremo con il tema tattico per vedere un po' che cosa ci possiamo aspettare dall'Atalanta di Giampiero Gasperini. Eccoci rientrati, allora dicevo andiamo a vedere velocemente, questa settimana mi sa che non ho ringraziato, me l'hanno ricordato durante la pausa, Massimo Mucciante per le foto sempre bellissime di Calcio Totale, ricordo che Massimo Mucciante è diciamo compagno di viaggio di Calcio Totale dall'inizio della trasmissione, questo è il quarto anno che andiamo in onda e da 4 anni abbiamo le sue foto. L'hai detto due volte. Stai perdendo i colpi. Stasera due volte. Si sta avvicinando al convitto. Il complimento deve piacere, penso, sia a chi li fa, ma soprattutto a chi li riceve. Allora andiamo a vedere velocemente, perché non abbiamo molto tempo, la classifica dei migliori in campo. Io ricordo che questa è la media dei voti mia, del Corriere dello Sport e quindi di Giancarlo Febo, del Centro e quindi di Giovanni Tondonati e di Tutto Sport di Ivano Di Sciascio, che salutiamo e che non abbiamo mai in trasmissione perché il venerdì o è in giro oppure è a mangiare a cena. Ci ha detto che fa finta di lavorare. O fa finta di lavorare. Ovviamente scherziamo anche con Ivano, lo salutiamo e lo abbracciamo. Questa settimana sul podio, nemmeno a farlo apposta, Muntari 6,4, poi Memuscia il capitano e Zampano 6, poi abbiamo Biraghi 5,9 con Benalì, Cerri 5,8, Mitrizza, Fornasier e Castanos 5,5, Bizzarri 5,3 insieme a Bovo, Bruno 5,2, Verre 4,5, Zeman 5,7. Volevo andare a vedere per curiosità il voto di Verre, questa volta 4,5, tutte e quattro lo abbiamo dato. Mentre a Mr. Zeman, come sempre, io e Giancarlo abbiamo dato 6, mentre Giovanni Tondonati 5,5 e Ivano 5. Noi diamo sì un 6, è difficile per noi dare un'insufficienza a Zeman, però speriamo di non dargliela mai. Allora, invece è arrivato il momento di Grazia, perché andiamo a vedere come potrebbe giocare prima l'Atalanta, Grazia. Certo. Questa è la formazione che ci ha mandato Giovanni Tondonati, poi però ovviamente vorremmo sfruttarti, calcisticamente parlando, rispetto, diciamo, sappiamo che avete delle chat segrete voi di Sky, nel quale vi abbiamo passate delle comunicazioni naturalmente che non sono pubbliche, no, però in cui tra vi passate colleghi le informazioni. Sì, ci diamo informazioni in tempo reale proprio su news, su dettagli, su indisponibili e naturalmente sulle eventuali probabili formazioni. Allora andiamo a vedere la formazione che ci dice, che ci suggerisce, eccola qui, Giovanni Tondonati, e poi ci dici quali sono invece le ultimissime che hai tu. Allora sì, Giovanni propone un 3-4-3 che più o meno è anche quella proposta da Sky, con Berisha in porta, poi in difesa Toloi, Caldara e Masiello. Bisogna dire che schiera Giovanni a centrocampo, ha fatto allenamento a parte oggi con Dramé e Cabezas, può essere anche a scopo solo precauzionale, comunque quasi sicuramente ci sarà, con Conti e Spinazzola sulle fasce e in avanti naturalmente Petagna con ai lati Papu Gomez immancabile e Munier, e Papu Gomez intervistato proprio recentemente ha detto che dobbiamo sicuramente migliorare, specie dopo la partita contro l'Inter, ma siamo davvero una grande squadra. Giancarlo, nei tempi in cui giocavi tu, diciamo quando si giocava col pallone di cuoio, con i lacci, quelli veri, sì, si diceva che una squadra per essere forte dovesse avere il portiere, il centro mediano metodista e il centravanti. Questa squadra sì. C'ha Berisha in porta, Caldara. Il portiere, una volta, il portiere, il libero, il mediano e il centravanti. E il centravanti. Questa squadra c'ha come diciamo al centro della difesa Caldara, che è forse il giovane più promettente tra i difensori italiani, e davanti c'ha Petagna, di cui ormai si è accorta anche la nazionale e tutti dicono un gran bene. Sì, che io ovviamente sì, tanta antipatia per l'Atalanta, così come tutte le altre squadre che ci battono. Tra l'altro noi a Bergamo perdiamo sempre, mi ricordo che tanti anni fa andai a fare una trasferta che eravamo primi in classe e perdiamo sempre. Quindi io spero veramente di invertire. Senti, è una squadra che si deve riscattare dalla sconfitta con l'Inter, perché anche se è stata applaudita dai tifosi e tutti, però la sconfitta uno
ti porta a farti delle domande, perché tu una squadra che ha sempre avuto una tenuta importante, poi prendi 7 gol, finisci il primo tempo 5-0, non è da te, quindi può essere successo qualcosa, perché al di là degli aspetti, diciamo, psicologici, delle motivazioni, io personalmente ho un'idea diversa del calcio, nel senso che se funziona... Dobbiamo chiudere, Giancarlo, devi essere preciso, che dobbiamo... ecco qua, te, vedi, no, Dino mi ha segnato il tema, andiamo, scusami, ti taglio brutalmente, tagli, perché mi sono dimenticato per la seconda volta che dobbiamo chiudere 25, non è 30. Allora, andiamo velocemente, grazie Pescara. Intanto ricordiamo gli squalificati, Kurtic per l'Atalanta e Bruno per il Pescara, andiamo col Pescara, naturalmente 4-3-3, Bizzarri, Zampano, Bovo, Coda, Bovo preferito a Fornasie, Coda e Biraghi in difesa, a centrocampo Memushai, che oggi ha abbandonato l'allenamento prima per un leggero affaticamento, ma ci sarà quasi sicuramente domenica. Muntari e Verre, Muntari dal primo minuto, l'abbiamo data anche a Sky così, e poi in avanti Benali, Cherry, e bisogna vedere se ci sarà Mitrita dopo, insomma, il dolore alla coscia sinistra di oggi pomeriggio, oppure Castano. Sarà il turno di Castano. Non abbiamo tempo per commentarla, forse anche meglio, perché tutte le ultime tre volte l'abbiamo commentata, non è andata bene. Non la commenteremo. Un po' di scaramanzia, ma ci può, non può che farci bene. Io vado velocemente a salutare. Benissimo. Comincio da Grazia. Grazie Oscar, grazie a te per la serata, è stata una piacevole serata in vostra compagnia. Siamo d'accordo che tornerai a trovarci qualche altra volta prima della fine della trasmissione, no? E poi vediamo se sono rose anche qui fioriranno. Chissà. Grazie a Gianluca, in bocca al lupo per la partita di domenica. Crepi il lupo e grazie per l'invito. Grazie a te e grazie al nostro centravanti, che questa sera era più loquace del solito. Capiremo nelle prossime settimane se l'assenza di Grazia sarà l'elemento. Diciamo che entro in competizione, perché se no non mi posso. Perché mentre Giovanni è un terzinaccio che parla poco, eccetera. Grazie invece è più propenso all'attacco. È trequartista, quindi io se faccio il centravanti devo stare. Devo competere. E ringrazio nuovamente Dino D'Angelo in regia, e anche a me non resta che augurarmi buona settimana e buon calcio a tutti.